Bentornati a Toy Radio, l'unica radio che perde la sintonia anche via satellite. Oggi parliamo di roba complicata, quindi sedetevi, cercate di restare concentrati, mi raccomando. Perché parliamo di arte moderna. L'arte moderna è come il jazz. Non tutti lo capiscono. Però non bisogna sentirsi a disagio. Se Kandinsky o Miles Davis ci mettono a disagio. E come fai a non sentirti a disagio se sei a disagio? Ascolti le pillole di saggezza del nostro esperto svizzero, che manco a dirlo è anche esperto di arte moderna e di jazz. Professor primo di classe, ci sente? E oh, grazie mettano! Allora, professore, la vediamo con uno strano personaggio al suo fianco. Questo è famoso quadro di Edvard Munch di Schrei, l'urlo. Ah sì? Bello quadro, molto bello. Lo ricordavo diverso, cioè più o meno così, ma non proprio così. Teufel, sempre di contestare, se ti ascoltate. In questo quadro maestro Munch voleva esprimere la paura di un uomo moderno dinanzi al secolo che stava arrivando minaccioso. A me sembra più uno che ha mal di denti e che invoca il dentista. Lo Teufel sembra stare zitto e ascoltare. Ma professore! Io? Cosa c'è? No, professore, il quadro si muove. Fermo tu, dai. Ho slogato di mia mascella. Ma ti ho detto che devi stare zitto. Ma professore, quello non è il celebre quadro di Munch, l'urlo. Ebbene sì, mi avete scoperto. Questo è mio cugino, Grumpf. Saluta, Grumpf. Grazie, Mittenan. Ecco, adesso zitto e mettiti il Teufel in posizione che ti ho detto, con bocca di aperta. Ma io stanco e poi, tanto tu non dare mai i soldi che tu prometti. Tu devi non parlare di soldi, questa è arte, ti ho detto già che è arte. Scusi, professore, però voglio dire, anche in Svizzera cosa fate? Fate lavorare i cugini, i parenti, dai, non si fa su. E poi è una cosa seria, il quadro di Munch. Ma quale parente? Questo è solo mio cugino acquisito da parte di Mucca. Ma come, da parte di Mucca? Arrivo, mamma. Aspetta, finisco di fare il quadro di Munch.